Ciao Ciao Giacomo, Giacomo, ciao ciao. Danilo. Insomma, era Nicolas Morici, asso della formazione del Taranto, del CUS. Ed ora buonasera a Donato Vitale. Buonasera Donato, siamo partiti con la tua fotografia. Buonasera, buonasera. Il ricordo dei tempi belli. Qui ci arrivano già messaggi. Nabanda e Shenm. Scusa, io... Ma scusa, Shem non si scrive con la N soltanto. Ha sbagliato, ha sbagliato. Errore di grammatica di Vittorio Massa da Bacoli. Vabbè, che No, il salutiamo. T9, il T9. Sì. Come stai, Donato? Bene, bene, molto bene. Io ho Si parlato. lavora. Sì, ho parlato col tuo addetto stampa. Dice che mai come quest'anno una squadra che corre va a 1000 all'ora e non si ferma mai. Una squadra con tantissimi giovani, con la Formula 5-5. Devo dire che leggendo il vostro roster, non conosco il direttore sportivo personalmente, però se realmente ha lavorato alla grandissima. Che ne pensi della tua squadra, innanzitutto? No, come puoi vedere siamo molto giovani, c'è un mix di giovani ed esperti, perché comunque poi abbiamo Caceres che ha 34, 35, 33, non so. Va Comunque per mi i sembra 36, molto dai, giovane va anche per i lui, 36. ma diciamo 33, no, ne dimostra meno per quanto corre, quindi... Dell'84 Caceres, se non ricordo male. Quindi sì, siamo questo mix che alla fine ci porta ad allenarci forte, a correre, a difendere forte, insomma, spingiamo tanto, spingiamo, quindi abbastanza contento di questo. Mi trovo molto bene. A domani, È alle ore mio. 18. C'è questa sfida, chiaramente non è la stessa società che hai lasciato tu, però fondamentalmente è la società che hai contribuito a fondare, perché la Pallacanestro Viola è nata grazie alla volontà del supporter trust, dei tifosi, che già nella tua annata si stava costituendo. Vi ha pagato uno stipendio, non ricordo male, è stato anche l'unico stipendio che forse avete preso. Tutto giusto? Sì, due, non si due. Ah, due, ok, vabbè. Che ne pensi di questo avversario? Ah, sicuramente credo che sia la partita la più importante che abbiamo avuto fino adesso. Abbiamo giocato tre partite perché abbiamo saltato una, quindi tra queste tre, lavando Nardò che io non ho giocato perché ero fuori per infortunio. È la mia prima partita che affronto una squadra abbastanza forte, perché sappiamo che ha dei giocatori che hanno tanti punti nelle mani, e quindi ci rischia, cioè si rischia, si deve stare attenti. C'è Chi temi più di rischio. più? Il tuo ex compagno Yande o chi? Bah, Yande sicuramente perché lo conosco bene, quindi dobbiamo stare attenti perché quando si accende Yao, fa cassa attenti. Sono In rimasto più. l'unico in Europa che lo chiama ancora Yande. Anche in Senegal lo chiamano Yao ormai, quindi No, mi devo Yao. adeguare. Yao, sì, Yao. E ci saluta Matteo Santucci. Che giocatore, zio Bricco. Questo è forte, no? Questo è quello bravo. Questo è forte, forte. Sta di là, Descrivici sta. questa La squadra, com'è? Bulgarizia. Ah, sì. Com'è Ah, questa poi miscela? Descrivicela. abbiamo Matteo Santucci, questo ragazzo qua che ha la stessa età, bravo, ti tira bene, se la ride. Poi c'è Sirakov che è un altro grandissimo tiratore, cioè abbastanza, anche lui ha fatto tante esperienze negli anni precedenti, ha giocato tanto in B, quindi è molto conosciuto. Caceres, poi abbiamo altri giovani come l'altro lungo Fadilou Sek, che sicuramente darà filo da torcere all'illegale Yao. sì, siamo dagli altri, siamo giovani, c'è Galantino che è di Bisceglie, 96, anche lui C'è molto bravo. Molteni, c'è Maresca, insomma, una bella squadra. C'è Penny, Maresca, sì, questi qua, Col siamo coach questi. come sta andando? Bene, dai, ci troviamo bene, ci fa correre, ci fa dare grande libertà sul campo.
allora, al limiti. l'argomento delle ultime settimane è stato il girone Puglia-Calabria. Ci sono quattro squadre migliori delle altre quattro e divise in due. C'è chi è d'accordo, c'è chi no. Ovviamente sto parlando di Ruvo, Taranto, Bisceglie da una parte, mi sto dimenticando Taranto che fa parte di queste quattro, e poi le altre quattro, inclusa Monopoli che ha usufruito del ripescaggio ormai un mesetto abbondante fa. È troppo presto per dirlo, o ci saranno sorprese a tuo avviso? Ma sicuramente è presto perché comunque abbiamo giocato 3-4 partite, quindi non sappiamo se Molfetta è una buonissima squadra, quindi ne ha vinta solo una, però sicuramente poi troverà sicurezza, ne potrà vincere altre. Lo stesso Ruvo di Puglia e Monopoli, che Monopoli comunque ha buoni giocatori, devono solo trovare un po' continuità in quello che stanno facendo, credo. Stesso Catanzaro e Reggio, prima o poi andranno avanti. Come dicevo prima, Reggio comunque c'è Mascherpa che sta andando benissimo, Genovese che è un grande giocatore, quindi la squadra è forte, Sì, quello la sicuro. squadra è tutta da scoprire e fondamentalmente chi ha costruito Pallacanestro Viola ha provato anche a seguire quello che ha fatto Bisceglie, ovvero la formula under più over, che per diventare sostenibili al giorno d'oggi e con questa pandemia in atto, insomma, forse è l'unico modo per agire furbescamente, se no rischi veramente di fare cattive figure dal punto di vista gestionale. E tu, dopo l'annata di Reggio Calabria, dal punto di vista gestionale, potresti scrivere libri e tesi di laurea, insomma, perché quell'anno lì ne Sì. sono successi di tutti i colori. Sì, ce le ricordiamo tutte, diciamo. Fa così tante che forse qualcuno l'abbiamo dimenticata, credo. Qual è quella più strana che ricordi? La più strana è in che se tutte strane, Gio. Una su tutte, una. Andavamo in giro con i pulmini per andare a mangiare, un giorno mangiamo da una parte, il giorno dall'altra, un giorno non sapevamo se c'era il campo per giocare la partita, il giorno dopo c'era il campo, andavamo lì senza aver fatto nemmeno un allenamento, nemmeno il riscaldamento e vincevamo di 20, succedevano tutte cose stranissime, perché poi quando andavamo in campo diciamo, tocca vincere ragazzi. Non Sì. importa quello che succede fuori, poi siamo Però il arrivati fotogramma della schiacci. vittoria contro Caserta, quel tuo tiro là davanti alla panchina della Juve Caserta, io ce l'ho ancora impresso, cioè hai fatto qualcosa di pazzesco, di squilibrato, passami il termine, però poi ci siamo divertiti. È stato bellissimo. Sì, molto bello. Sì. Soprattutto quella partita che noi siamo il premio partita. Ti ricordi? Non Come mi ricordo. facciamo a perdere? Questo io voglio pure a Nicolas che mi ha fatto perché è risultato così. E voglio vedere. Ti danno il premio partita con due stipendi, vinci, 100%. Sì, Quindi. ricordo anche gli aneddoti di quel primo partita e tutte le cose correlate. Per fortuna stanno diventando lontani i ricordi, ma ci sarebbe veramente da non seguire più la pallacanestro per sempre, ma questa è una passione che ci portiamo dentro. E riusciamo a superare anche annate così bellissime sul campo e straordinariamente oscene fuori dal campo, con la speranza che determinati personaggi non si manifestino più né nella vita né nello sport. Sarebbe una cosa proficua. Giustissimo. Sì, penso di aver sintetizzato un attimino il pensiero di tanti sportivi reggini che si sono anche allontanati per queste motivazioni. L'unica cosa che portiamo con noi è che siete diventati degli eroi, perché avete lottato per la maglia, potevate a un certo punto andarvene a casa, tanti saluti. Beh, sì, ce lo ricordiamo che ci è mancato poco che la squadra, anzi da subito la squadra stava per andare a casa. Però con il fatto, come hai detto tu prima, dei tifosi, è cambiato tutto, è cambiato. Sì. Quindi.
Donato, pronostico per domani, sulla carta Bisceglie chiaramente arriva carica a mille, però c'è stata la sosta natalizia. Secondo te, sarà una partita combattuta o il pronostico è uno fisso? No, sicuramente credo che sia una partita combattuta, si giocherà alla fine, sarà combattuta. Spero di no, ma sarà combattuta, credo. Ma che poi prima parlavi di Sirakov, ma tu te lo ricordi Sirakov a Catania che abbiamo pure Sì, perso? come no? Cioè, là fece un partitone questo, io me lo ricordo molto bene. Sì. Era Sì. 23-25 punti, no? Se cioè, Sì. all'ultimo avevamo perso. E lì andavamo, che erano da poco, avevamo cambiato società, credo. Società. Sì. Io lì ho cambiato macchina perché la mia macchina andò a fuoco sull'autostrada, ma questo insomma, Vabbè. Vittoria, se lo ricordano in pochi. se Ricordo. lo ricordo. Sì, ricordo Vittorio e lo ringrazio sempre per aver scelto la mia macchina per andare a Catania, insomma, che dobbiamo fare? Grazie Vittorio sempre. Donato, anzi, Donny Bonny come ti chiamano in Europa, visto che Yao l'illegale è diventato istituzionalizzato. In bocca al lupo per domani e speriamo di Credo, vederci credo. di persona a Reggio nel gironcino di ritorno, insomma. Speriamo, cioè, dovremmo vederci per forza, credo. Sì, dai, dai, che ci vediamo. Poi, Dai, che oh, ci vediamo. sì, dai. Col pubblico Grande abbraccio. meno, spero di rivedere comunque qualcuno di chi si sosteneva ai tempi. Sì, Sarebbe basta che non ti calci la bellissimo. maglietta tipo Marco Tardelli, per me va benissimo. Ciao Speriamo, Donato, speriamo alla tutti. prossima. Ciao, grazie, un Ciao, saluto a ciao, ciao. tutti. Era Donato Vito.